Allora, rieccoci qua, dopo che abbiamo cominciato a condividere le nostre poesie. Abbiamo letto per prima quella di Yuri e adesso vediamo cosa leggere. Andiamo con quella di Natsuki. Adesso, se non prendi questo club seriamente, te ne puoi anche andare a casa. Cosa? Un po' dura come cosa. Ti aspetti che io creda che tu voglia davvero mettere il tuo impegno per questa cosa? Pensi che sia stupida? Non sono uno scrittore. Forse non è una poesia molto bella, però mi ci sono sforzato. Da qualche parte bisogna pur cominciare, giusto? Se invece tu sei ancora orgogliosa della prima poesia che hai scritto, mi piacerebbe leggerla. È un ricordo doloroso? Va bene. Beh, scusa. Migliorerai comunque. Io ti dirò dove migliorare, ma ti conviene provare di nuovo. Giusto, mi sembra giusto. Ad ognuno il suo, penso. Va bene. Penso che allora adesso sia il momento che io condivida la mia poesia. Conoscendoti penserai che è stupido. Allora, le aquile possono volare, ma va? Fantastico. Bene, le scimmie possono arrampicarsi, i grilli possono saltare, i cavalli possono correre, i gufi possono cercare, i ghepardi possono correre, le aquile possono volare, le persone possono provare, ma è tutto qua. Un momento di silenzio per questa poesia dell'ovvio. Va bene, Natsuki, pure tu prendevi in giro noi, ma mi sa che te non è che sei sta poetessa. Vai, andiamo avanti. Sì, te l'ho detto che non ti sarebbe piaciuto. Mi piace. Oh, bugia, bugia incredibile, bugia. Cosa? Sii onesto. Lo sono. Ah, certo, come no. Perché eri così convinta che non mi sarebbe piaciuto? Perché fa schifo, forse? Fa niente. Beh, perché tutti alle superiori pensano che la scrittura debba essere sofisticata e robe così. Quindi la gente di solito non prende la mia scrittura seriamente. Ma il punto di una poesia non è esprimere se stessi? Il tuo stile di scrittura non rende il tuo messaggio meno valido. Sì, esattamente. Mi piace quando una cosa è semplice da leggere, ma ti colpisce. Come questa poesia.
vedere che tutti intorno a te fanno delle cose bellissime può essere davvero demoralizzante. Quindi ho deciso di scrivere riguardo a questo. Sì, capisco. L'altra cosa carina della scrittura semplice è che dà più peso ai giochi di parole. Ho messo una rima alla fine e poi l'ho fatta cadere apposta. Aiuta a far venire fuori i sentimenti nell'ultima riga. Ah, è così. Mi sa che c'era di più di quanto io ho realizzato. Ecco che cosa significa essere una pro. Sì, Natsuki sogna, continua a sognare. Sono felice che tu sia riuscito a imparare qualcosa. Non te l'aspettavi da quella più giovane qui, vero? Sì, no, penso di no. Ho deciso di farla ridere con il mio ultimo commento. Non mi interessa quanti anni hanno le persone del club. Se Natsuki si sente orgogliosa, chi sono io per contraddirla? Allora, Monica. Ciao Irisu. Ti stai divertendo finora? Sì. Bene, sono felice di sentirlo. Comunque, dato che sei nuovo e tutto, se hai suggerimenti per il club, come nuove attività o cose che possiamo fare meglio, io ascolto sempre. Non aver paura a proporre le cose, ok? Va bene, lo terrò a mente. Ovviamente sarei spaventato dal fare delle proposte. Mi conviene seguire il flusso finché non sarò più a mio agio. Comunque, vuoi condividere la tua poesia con me? È un po' imbarazzante, ma penso che io debba farlo. Non preoccuparti, Risu. Siamo tutti un po' imbarazzate oggi, sai? Ma è quella barriera che tutti impareremo ad attraversare. Sì, è vero. Do la mia poesia a Monica. Mi piace. Mi rimanda a qualcosa che potrebbe piacere a Sayori. Davvero? Tu e Sayori siete ottimi amici, vero? Non sarei sorpresa dal fatto che voi avete queste cose in comune? Ah, bene. Beh, possiamo anche essere ottimi amici, ma io e Sayori in realtà siamo molto diversi. Beh, quello potrebbe essere il caso. Forse ci sono anche delle similitudini che tu non ti aspetteresti. Il modo in cui lei parla di te. Sembra che ad ognuno di voi due stia a cuore il benessere dell'altro. Anche se lo dimostrate in modi diversi, alla fine siete molto più simili di quanto pensate. È il mood che sento quando leggo la tua poesia. Sei sicura che non ci stai vedendo troppo? Ah, potrebbe essere.
mamma mia, sembro Yuri. In ogni caso, la scrittura di Sayori ha un che di gentile. Riesco a capire che le piace esplorare le emozioni come la felicità e la tristezza. Chi avrebbe mai pensato che una persona così felice in realtà si godesse anche le cose tristi? Sì, è inaspettato. Beh, ad ognuno il suo. E non dovresti essere spaventato neanche tu dalla sperimentazione. Mi sa che alla fine proverò diverse cose. Potrebbe volerci un po' prima che io mi senta più abile nel fare queste cose. Ok. Mi piacerebbe vederti provare nuove cose. È il modo migliore per trovare lo stile che si adatta a te. Molti potrebbero essere un po' più parziali riguardo al loro stile. Ma io ti aiuterò sempre a trovare quello che fa al caso tuo. Non forzarti nello scrivere ciò che gli altri si aspettano da te. Non ti devi preoccupare di fare impressione o che. Sì. Ok, ti va di leggere la mia poesia adesso? Non ti preoccupare, non sono molto brava. Beh, tu sembri avere abbastanza fiducia in te stessa per qualcuno che dice di non essere molto brava. Perché devo sembrare così. Ma non significa che io mi senta sempre così, sai? Capisco. Bene, leggiamola. Vediamo. Addirittura con lo scroll perché è lunga. Allora, buco nel muro. Non avrei potuto essere io. Vedi? La direzione da cui proviene la luce? Un vicino rumoroso? Un fidanzato arrabbiato? Non lo saprò mai. Io non ero a casa. Sbircio per un indizio. No, non posso vedere. Mi ritiro, accecata, come un film lasciato fuori al sole. Ma è troppo tardi. La mia retina porta già impressa la copia permanente dell'immagine senza senso. È solo un piccolo buco. Non era troppo luminoso. Era troppo profondo. Si allungava per l'eternità dentro tutto. Un buco di infinite scelte. Ora lo realizzo che non stavo guardando dentro, stavo guardando fuori e lui, dall'altro lato, stava guardando dentro. Beh, dai, questa direi che non è male. Finora la mia preferita. Quindi cosa ne pensi? È davvero una forma libera, se si può chiamare così. Scusa, non sono davvero la persona giusta alla quale chiedere un feedback. Non ti preoccupare, va bene. Sì, quel tipo di stile è abbastanza popolare al giorno d'oggi.
poesie mettono la loro enfasi sul timing tra le parole e le linee. Quando viene letto ad alta voce può essere davvero potente. Qual era l'ispirazione che stava dietro alla poesia? Beh, non sono sicura di poterlo spiegare. Potresti dire che è un'epifania che ho avuto recentemente. Spira gente. E sta influenzando le mie poesie. Un po'. Un'epifania? Sì, una cosa così. Mi rende nervosa parlare di cose così profonde, perché è una cosa che mi colpisce fortemente. Forse lo farò quando tutti saremo un po' più amici. Comunque, ecco il consiglio di scrittura di Monica. A volte, quando stai scrivendo una poesia o una storia, il tuo cervello si fissa su un punto specifico. Se cerchi in ogni modo di renderla perfetta, allora non farai mai del progresso. Forzati a scrivere qualcosa sulla carta e poi lo sistemi. È un altro modo di pensarla. Se tieni la tua penna nello stesso punto per troppo tempo, verrà fuori semplicemente una pozza di inchiostro. Quindi muovi la tua penna e segui il flusso. Questo è il mio consiglio di oggi. Grazie per aver ascoltato. E rimane solo lei, Sayori, la donna profonda. Eccola. Oh, signore. È molto bello, Irisu. Lo adoro. Non avevo idea del fatto che tu fossi un così bravo scrittore, Sayori. Stai esagerando, seriamente. Non sono per niente un buono scrittore. E onestamente non ho neanche idea di che cosa stia facendo. Beh, forse è per questo. Perché non ho idea di che cosa mi piaccia. Oh, quanto stupida! Oh, mamma. L'opinione di Yuri era molto più costruttiva rispetto a questa. Sei sicura che semplicemente non te la stai facendo piacere perché l'ho scritta io? Eh? Beh, sono sicura che in parte sia così. Penso di capirti meglio della maggior parte delle persone, sai? Quindi quando leggo la tua poesia, non è solo una poesia. È una poesia di riso. E questa cosa fa sì che sia molto speciale. Come se io potessi sentire i tuoi sentimenti attraverso la poesia. Sayori abbraccia il foglio. Lo porta al petto. Sei così strana, Sayori. Strana è poco. Sono davvero felice che tu abbia deciso di scriverne una. Serve a ricordarmi che ora sei parte del club. Senza pensare al fatto che sto di fronte a te. Beh, sì, ovviamente. Ancora non mi sento coinvolta al 100%, ma non significa che non manterrò la promessa. Visto? E come ho detto prima, Iris, nel profondo non sei per niente egoista, sai?
provare queste cose nuove per le altre persone. È qualcosa che fanno solo le persone brave. Grazie, Sayori. Che Sayori non capisce le mie motivazioni. Beh, comunque, non posso negare che lei sia parte delle ragioni per le quali io mi sono unito al club, sapendo quanto significa per lei e tutto. Sì. E io mi assicurerò che tu ti diverta qui al club, ok? Sarà il mio modo per ringraziarti. Ok, ci conto allora. Yay! Ora leggerai anche la mia poesia, giusto? Non preoccuparti, faccio davvero schifo. Vabbè, lo vedremo. Ok. Allora, caro sole, il modo in cui brilli attraverso le imposte alla mattina mi fa sentire come se io ti sia mancata. Baci la mia fronte per aiutarmi ad uscire dal letto. Mi fai sfregare via dagli occhi il sonno. Mi stai chiedendo di uscire e giocare con te? Speri che io desideri che tu faccia andare via un giorno di pioggia? Guardo lassù, il cielo è blu. È un segreto, ma anch'io mi fido di te. Se non fosse per te, potrei dormire per sempre. Ma non sono matta, voglio la colazione. Cioè, questa conclusione, voglio la colazione. Sayori, è solo un'ipotesi, ma hai aspettato fino a stamattina per scriverlo? No! Forse un po'? Non puoi rispondere forse un po' a una domanda da sì o no. Mi sono dimenticata di farlo ieri sera. Beh, almeno questa cosa mi fa sentire un po' meglio riguardo a me stesso. Non essere cattivo. Ho fatto del mio meglio. Ah, sì. Non intendevo dire che era una poesia brutta. È venuta fuori bene, o come la dovrei dire? Sembri proprio tu. Davvero? Sì. Specialmente l'ultima riga. Ho fatto le uova e un toast. Anche se eri in ritardo per venire a scuola. Non va bene saltare la colazione. Se la salto divento irritabile. Beh, non c'è motivo per discutere. Grazie per avermela fatta vedere. È stato molto divertente. Monica è la migliore. Ah, sì. Ma la prossima volta non la dimenticherò. E scriverò la miglior poesia di sempre. Non vedo l'ora. E questo è tutto. Mi guardo attorno.
stato un po' più stressante di quanto mi aspettassi. È come se tutti quanti mi stessero giudicando per le mie abilità di scrittura abbastanza mediocri. Anche se si stanno comportando da persone carine, non c'è assolutamente modo in cui io riesca a competere con loro. Dopotutto questo è il club di letteratura. Sospiro. E questo è quello in cui mi sono infilato. Dall'altra parte della stanza, Sayori e Monika chiacchierano felicemente. I miei occhi si posano su Yuri e Natsuki. Si scambiano fogli di carta, condividendo le loro rispettive poesie. Mentre leggono in coppia, guardo le loro espressioni cambiare. Le sopracciglia di Natsuki si arricciano in un'espressione frustrata. Nel frattempo, Yuri sorride tristemente. Qual è? Perché c'è questo linguaggio? Hai detto qualcosa? Oh, niente. Natsuki rimette la poesia sul banco con una mano. Beh, penso che tu potresti definirlo fantasioso. Ah, grazie. La tua è carina. Carina? Ti sei persa al simbolismo, ok? Chiaramente riguarda il voler rinunciare. Come può essere carina? Lo so. Intendevo il linguaggio, credo. Stavo tentando di dire qualcosa di carino. Eh? Intendi che ti devi sforzare per venirtene fuori con qualcosa di carino da dire? Grazie, ma non è davvero venuto fuori carino? Ho un paio di suggerimenti. Cercando dei suggerimenti, chiederei a qualcuno che ha apprezzato la poesia. C'è stato qualcuno che appunto ha apprezzato, comunque. A Sayori è piaciuta. E anche a Riso. Quindi, basato su quello, sono io che ti darei dei suggerimenti. Per prima cosa, scusami. Apprezzo l'offerta, ma ho passato molto tempo a formare il mio stile e non penso che cambierà molto presto, ovviamente a meno che io incroci la mia strada con qualcosa che mi ispiri, e non è ancora successo. Huh? E anche a Irisu è piaciuto il mio poema, sai. Mi ha anche detto che è rimasto molto impressionato. Natsuki all'improvviso si alza, in piedi. Oh! Non avevo mica realizzato che tu stessi impiegando così tanto tempo per impressionare il nuovo membro, Yuri. Eh? Non è quello che... Stai... Anche Yuri si alza in piedi. Forse sei solo gelosa del fatto che Irus apprezza i miei consigli più di quanto abbia apprezzato i tuoi? Huh? E come sai che non ha apprezzato i miei consigli più dei tuoi? Sei così piena di te? Io... No! Se fossi stata piena di me...
Avrei rinunciato al mio stile per fare qualcosa di carino. Oh? Va tutto bene? Beh, sai, non sono io quella che ha fatto crescere la taglia delle sue tette di una taglia una volta che Iris è arrivato qui. Natsuki! Natsuki è un po' troppo... Tu non c'entri! Non mi piacciono le litigate, ragazze. All'improvviso le due ragazze si girano verso di me, realizzando che sto proprio lì. E direi che su questo momento imbarazzante chiudiamo e la prossima volta vediamo cosa succede.